Bella a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale col vostro Lebegni86, buon martedì 14 marzo a tutti, bedazzi. Oggi, se siamo qui, è perché il vostro Lebegni ha intenzione di condividere un obiettivo, se avviene, ovvero, come potete vedere dai vostri occhi, bedazzi, abbiamo il per due attivo, manca una vittoria e significherebbe promozione. Obiettivo che io mi ero prefissato all'inizio quando ho iniziato a giocare FIFA. È 5 mesi che gioco a FIFA, chi mi conosce sa che ho abbandonato i football. Il mio ultimo video ero in stallo, non riuscivo a raggiungere il primo checkpoint di questa maledetta quarta divisione di merda, maledetti IA, maledetta IA che crea questo cazzo di videogioco di merda, scriptatissimo. Non ho più caricato video, mi sono messo lì tra me e me a giocare partite da solo senza registrare né niente. Oggi, martedì 14 marzo, siamo qui. A questo punto ci sono già arrivato svariate volte, puntualmente, caso strano, ho perso. Siccome questo qui era un traguardo che mi ero prefissato all'inizio, è giusto che lo condivida con voi. Quindi io non so il risultato, cercherò di impegnarmi al massimo, so già che sarà una partita scriptatissima, arrivo da due vittorie stravittorie, una 5 a 1 e una 6 a 2 al 60esimo per un quit, si è attivato il per 2. Andiamo a vedere di che morte dobbiamo morire. Io la partita la giocherò senza registrare. L'audio, vedrete solo il game, ragazzuoli, e cercherò di dare il massimo e cercare di mettergliela nel culo a sti maledetti bastardi. Quindi, ragazzuoli, si parte. Andiamo, gioca Rivals. La squadra è questa. Ho fatto due modifiche, vabbè, ma questo lascia il tempo che trova. Giocavo col 4-1-2-1-2 e il 4-1-3-2, le posizioni più o meno in game sono le stesse, solo che invece del COC abbiamo il CC e De Bruyne si muove meglio in game impostato CC che COC. Balotelli è andato a fare la panchina perché dei primi Rivals ho sculato Rebic. L'intesa è massima, la squadra è pronta. Partiamo, ragazzuoli, andiamo a vedere se riusciamo ad ottenere sta cazzo di promozione. Si parte, vamos. Ci vediamo alla fine della partita. Se la finiamo, se la vinciamo, se la dobbiamo quittare per lo sclero, vediamo un po'. Si parte. Cielo sereno, giornata fantastica a Milano, San Siro pronto ad accogliere le due squadre in campo. Con me, Benetta, pronto a questa sera per la Coppa Italia. Gara che per questa squadra vale un posto nella divisione successiva. Questa è la formazione con cui si tanta, schierano in tanta qualità campo in i campo, oggi padroni di non casa. basta, l'altra dovrebbe uscirne una grande Con il sfida numero nel segno dello spettacolo uno, che vuole costruire. Questa partita Cesny! hanno il match point per chiudere i giochi e centrare la promozione con una vittoria. Ma non sarà una passeggiata, vedrai. In questi casi è fondamentale non sbagliare l'approccio alla partita, Pier. Devono scendere in campo con la cattiveria giusta, non devono... Cos'è il valore giusto? Super Cesny qui, arriva il gol. Vediamo con l'aiuto della grande grande intervento del portiere. Altro tiro dalla barriera. La mette dentro De Bruyne. Gran palla, ancora.
Haaland. Pallone per Ginola. Scarica su Ternes. Prosegue la terza. Attenzione a Mario Gomez. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Occhio a Ginola. E c'è il gol! E c'è il gol! Lo sbaglio, non è vero, con questo gol aumenta il punto e il proprio vantaggio. Sale Gomez. Apertura per Lucas Moura, passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Porta palla. Haaland regala il pallone. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso. Vedi come si divertono quando giocano. Continuano a creare occasioni, la palla gira velocemente, infilano la difesa avversaria come un coltello nel burro. La differenza tra le forze in campo è netta, di questo passo rischia di finire in goleada. Atto brutta gestione della palla. L'intervento, si ripartirà con la rimessa laterale. El Sharawi intercetta bene il passaggio. Palla per Mario Gomez. Attenzione! Palla ribattuta. Va direttamente in aria. Il numero 13 entra nel singolo.
Allora, ragazzuoli, niente, l'avete visto voi lo scempio che abbiamo con questi due giochi di merda di calcio? E così per la sesta, settima volta di fila si arriva lì e giocatori frizzati, CPU dell'avversario che si mette su tutte le linee dei passaggi e EA non mi fa giocare. Lo sapevo già che il 90% l'avrei quittata, me ne sono accorto subito dall'inizio, appena mi ha sbagliato il passaggio centrale per far andare il suo attaccante in porta, 3 gol in 10 minuti, questo è il gioco marcio, inutile continuare a giocare, io quitto la partita perché tanto sta giocando EA al mio posto. Allora andiamo in pausa, gliela lasciamo vinta, rimaniamo indietro, quando ci ritornerò all'ultima partita per la promozione, porterò un'altra partita, se ci arrivo, perché domani finisce la stagione, quindi non ha senso continuare a giocare, ragazzuoli. Avevo intenzione di ritornare sui football, ma vedendo il buon Alessandro Gamer, il ragazzuolo che mi supporta sempre sul canale, proprietario del canale Alessandro Gamer, anche lui sui football, è la stessa solfa. Sono due giochi marci, si divertono solo i bambini sfigati del cazzo e i pro player. Ragazzuoli, un saluto a tutti dal vostro Alebegno86, alla prossima.